Abbiamo con noi Giulio Gallera, che è coordinatore cittadino del PDL qui a Milano. Oggi in questo convegno presso la vostra sede molti imprenditori hanno, diciamo così, espresso la loro preoccupazione e le loro speranze sulla crisi. Il suo commento su questo? Beh, è stato un confronto molto proficuo, per una volta sul palco protagonisti gli imprenditori e i politici in platea ad ascoltare, a prendere appunti, tutti i consiglieri comunali, molti dirigenti del Popolo della Libertà. Questa è la politica che vogliamo realizzare, una politica che si mette al servizio dei cittadini e soprattutto degli imprenditori, di chi crea ricchezza, che ascolta, che cerca di farsi carico dei problemi e di ascoltare anche le proposte di soluzioni. È chiaro che quello che è emerso è un grande grido d'allarme, di difficoltà, un grido di dolore per come stanno andando le cose, per come non si vede una via d'uscita. Noi abbiamo sottolineato e sottolineiamo che siamo impegnati fortemente in Regione Lombardia nel ridurre i lacci e i lacciuoli e in aumentare le libertà e diminuire la spesa pubblica. Al Comune di Milano combattiamo una battaglia quotidiana contro questa politica tutta tasse del sindaco di Pisapia, che in due anni ha aumentato le tasse comunali di 500 milioni di euro senza in alcun modo tagliare la spesa corrente. Beh, noi adesso inizieremo una grande campagna sul territorio proprio per spiegare questo bilancio del 2013 della giunta Pisapia, un bilancio che sottrae risorse alla sicurezza e ai servizi sociali per destinarle esclusivamente a battaglie ideologiche. Ricordiamo che la TARES, che è la nuova tassa rifiuti, viene aumentata in maniera importante solo per realizzare la raccolta differenziata invece di utilizzare i termovalorizzatori che aiutano a costi minori e senza inquinare a produrre energia elettrica e acqua calda, piuttosto che le tantissime altre iniziative ideologiche della giunta Pisapia. Quindi, dopo aver ascoltato gli imprenditori, andiamo a incontrare i milanesi e i cittadini e a raccontargli la nostra verità sul bilancio del 2013 della giunta Pisapia e sul governo di questa città degli arancioni.